Lorenzo De Luca, presidente dell'Associazione FabLab Dolomiti. Il mio compito oggi sarà introdurvi agli argomenti e presentarvi i relatori di queste puntate sulla tecnologia. Sono qui oggi con Gerardo Zaltron, esperto di automazione industriale ed appassionato di tecnologia e di innovazione. Nella puntata di oggi si parlerà della rivoluzione digitale e di come sta cambiando il nostro mondo. Il mondo che ci circonda sta vivendo un cambiamento radicale. È in atto una vera e propria rivoluzione digitale, ovvero una transizione della tecnologia analogica verso una tecnologia digitale. Questo cambiamento porta con sé diverse modifiche sia a livello sociale, economico che politico. Per farvi capire cosa sia una tecnologia analogica e cosa sia una tecnologia digitale, vi faccio alcuni esempi. Ad esempio, il vinile, i dischi che tutti noi ancora oggi comunque siamo abituati a suonare, sono nel corso degli anni stati sostituiti, sono comunque passati a una tecnologia digitale basata su CD. Lo stesso dicasi per esempio per le foto, questo è sicuramente più significativo come esempio. Una volta eravamo abituati ad avere la nostra macchinetta fotografica con il rullino, 24 pose, e quelle erano, quando facevamo la foto dovevamo poi recarci dal fotografo, andarle a sviluppare e trasferire su, passare dalla pellicola alla carta fotografica. E poi era anche bello conservarle negli album fotografici. Oggi tutto questo è cambiato e sta sicuramente cambiando. Usiamo per fotografare dispositivi appunto digitali, macchine fotografiche o anche gli stessi smartphone, e quindi riempiamo i nostri dispositivi di migliaia di foto che magari difficilmente guarderemo mai. Il passaggio anche da VHS a DVD è un altro esempio di trasformazione da analogico al mondo digitale. Lo stesso per esempio automobili, se pensiamo, stanno vivendo questo tipo di trasformazione. Vediamo sempre più spesso per esempio auto che di meccanico hanno sempre meno, e è in atto una transizione verso l'elettrico, quindi in cui la parte appunto elettrica e elettronica fa sicuramente predominante rispetto alla corrispondente parte meccanica. Anche in ambito industriale vediamo questo tipo di transizione, ovvero quindi il passaggio tra macchinari meccanici verso macchinari automatici a controllo elettronico. Quindi vedete come diversi aspetti della nostra vita siano interessati da questo tipo di transizione, dall'analogico al digitale. Uno degli aspetti, dei settori che vengono interessati da questa trasformazione è quello dell'economia. L'economia diventa di giorno dopo giorno più globale, e grazie a internet e quindi per esempio ai collegamenti globali si sviluppano giornalmente nuovi servizi che sfruttano la tecnologia e il digitale per proporre nuovi servizi agli utenti. Gli stessi servizi bancari, come per esempio l'home banking, si basa su questo tipo di transazione, dallo sportello in cui erano tutti abituati a recarsi in banca verso gli stessi servizi fatti utilizzando invece un computer e internet. Esistono anche, addirittura per esempio sempre nel settore bancario, dei servizi di consulenza finanziaria digitale, in cui in questo caso sono addirittura dei software che vanno a indicare quali siano gli investimenti migliori da seguire. Anche per quanto riguarda i servizi per i cittadini, il digitale sta portando numerosi cambiamenti. Sicuramente è un ottimo esempio di questo la modalità di accesso alla pubblica, ai servizi forniti dalla pubblica amministrazione.
Molti di voi sicuramente conosceranno lo SPID, che è una sorta di identità digitale che ci permette di accedere per esempio all'INPS e anche altri servizi. Via via nel mondo della pubblica amministrazione, ma non solo, si vede un abbandono di quello che è, per esempio, sono i documenti cartacei a favore di documenti elettronici. Le stesse comunicazioni non arrivano più magari più per posta, ma arrivano tramite mail, quindi in forma digitale. Altri servizi, come per esempio anche la cura alla persona, sono soggetti a questo tipo di transazione. Cito per esempio la ricetta elettronica. Oggi quando andiamo dal medico certe volte non ci dà più appunto la ricetta cartacea, ma questa viene trasferita direttamente dal medico su un server centrale. Quando poi ci richiamo in farmacia, il farmacista accede allo stesso archivio e recupera da esso la nostra ricetta. Questo è assolutamente un buon esempio, mi sembra di poter dire, di transazione dall'analogico al digitale che tocca la vita nostra quotidiana. La nuova tecnologia e digitale sta arrivando anche nell'agricoltura. Sempre più spesso si vedono esempi, per esempio, di trattori o di veicoli agricoli non guidati in maniera autonoma, che possono compiere delle attività che prima richiedevano necessariamente la presenza di una persona. La comunicazione è sicuramente uno degli aspetti più interessato da questa rivoluzione digitale. A cambiare sono veramente, per esempio, il modo di interagire delle persone l'uno rispetto all'altro. Oggi, con l'avvento dei social network, le persone interagiscono ma a distanza. Quindi non si incontrano magari più per strada, ma preferiscono in certi casi interagire tramite PC e quindi comunicare con un modo assolutamente diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati fino a pochi anni fa. Cambia anche con il digitale il modo in cui abbiamo accesso alle informazioni. Usiamo ancora la radio e la TV, ma a molte informazioni arriviamo attraverso internet e al computer. Quindi questo cambia anche il modo in cui, per esempio, politici o altre persone ci parlano e possono raggiungerci. Quindi utilizzano strade e strumenti diversi rispetto a un tempo. Con la rivoluzione digitale stanno cambiando molte cose. Sicuramente cambia, ad esempio, il nostro modo di fare acquisti. Sempre più spesso ci affidiamo al PC e ai siti internet per comprare i prodotti di cui abbiamo necessità, siano essi dalle scarpe, il vestiario e quant'altro, siano magari proprio per fare semplicemente la spesa. Magari non andiamo più in negozio, la facciamo tramite internet e ce la facciamo consegnare a casa. Quindi questo assolutamente è un cambiamento che la rivoluzione digitale sta portando nelle nostre vite. Cambia anche il modo di comunicare. Sempre più spesso ci affidiamo per interagire con le persone ai social network, quindi cala l'interazione fisica con le persone e ci affidiamo in realtà invece a strumenti digitali. Quindi per comunicare mandiamo messaggi oppure facciamo videochiamate e quant'altro, il tutto a distanza. Purtroppo in questo periodo è anche vero che questi tipi di strumenti, come le videochiamate o altro, ci hanno permesso di mantenere comunque i contatti con persone che non potevamo raggiungere per via della pandemia. Quindi effettivamente questi strumenti digitali in questo periodo sono stati anche molto utili. La rivoluzione digitale è arrivata anche nelle nostre aziende. Sempre più spesso vediamo investimenti in automazioni che vanno a modificare il modo di lavorare che abbiamo in azienda.
L'automazione deve essere indirizzata a migliorare quelle che sono le condizioni lavorative, evitando per esempio movimenti ripetitivi o usuranti. È importante che con questi tipi di interventi in automazione non si finisca per togliere le persone. E quindi invece è fondamentale che si vada a investire anche in formazione per permettere alle persone di usare al meglio queste nuove tecnologie.